29 dicembre, luce per rivelarti alle genti. Gesù Signore non solo dall'eternità è dal Padre, ma anche dall'eternità è per il Padre. Lui viene sulla nostra terra, nella carne, non per se stesso ma per il Padre. Viene per far conoscere ad ogni uomo la verità del Padre suo, il suo amore eterno, la sua misericordia, fedeltà, giustizia, compassione, ma anche il giusto giudizio secondo la parola da lui rivelata, manifestata, annunziata agli uomini. Questa essenza divina ed umana, nell'eternità prima del tempo, nel tempo, dopo il tempo, mai dovrà essere dimenticata. Senza la luce di Cristo che illumina il Padre mai sarà conosciuto, mai potrà essere adorato in spirito e verità. Senza la luce di Cristo o sarà un Dio conosciuto solo parzialmente, oppure solo un Dio di cui si parla solo per sentito dire. La profezia annunzia il Messia nelle vesti di colui che porta la luce del Padre alle genti. Ascoltatemi, o isole, udite attentamente nazioni lontane. Il Signore dal seno materno mi ha chiamato, fin dal grembo di mia madre ha pronunciato il mio nome. Ha reso la mia bocca come spada affilata, mi ha nascosto all'ombra della sua mano, mi ha reso freccia appuntita, mi ha riposto nella sua faretra. Mi ha detto: mio servo tu sei, Israele, sul quale manifesterò la mia gloria. Io ho risposto: invano ho faticato per nulla e invano ho consumato le mie forze. Ma certo il mio diritto è presso il Signore, la mia ricompensa presso il mio Dio. Ora ha parlato il Signore, che mi ha plasmato, suo servo, dal seno materno, per ricondurre a lui Giacobbe e a lui riunire Israele. Poiché ero stato onorato dal Signore e Dio era stato la mia forza, e ha detto: è troppo poco che tu sia mio servo per restaurare le tribù di Giacobbe e ricondurre i superstiti di Israele. Io ti renderò luce delle nazioni, perché porti la mia salvezza fino all'estremità della terra. Così dice il Signore, il Redentore di Israele, il suo Santo, a colui che è disprezzato, rifiutato dalle nazioni, schiavo dei potenti. I re vedranno e si alzeranno in piedi, i principi si prostreranno a causa del Signore che è fedele, del Santo di Israele che ti ha scelto. Così dice il Signore, al tempo della benevolenza ti ho risposto, nel giorno della salvezza ti ho aiutato. Ti ho formato e ti ho stabilito come alleanza del popolo per far risorgere la terra, per farti rioccupare l'eredità devastata, per dire ai prigionieri uscite e a quelli che sono nelle tenebre venite fuori. Essi pascoleranno lungo tutte le strade e su ogni altura troveranno pascoli. Non avranno né fame né sete e non li colpirà né l'arsura né il sole, perché colui che ha misericordia di loro li guiderà, condurrà alle sorgenti d'acqua. Io trasformerò i miei monti in strade, le mie vie saranno elevate. Ecco, questi vengono da lontano, ed ecco, quelli vengono da settentrione, da occidente, e altri dalla regione di Sinim. Isaia 49, 1-12. Gesù è necessario per conoscere Dio. Come è possibile che oggi molti figli della Chiesa saltano Cristo, negano la necessità della sua luce, vogliono un Dio senza colui che lo illumina, e ne mostra tutta la sua bellezza eterna di creazione e di redenzione. Questo accade quando il pensiero non è più illuminato dalla luce di Cristo Signore. Sconfessando e negando la sua luce, si cade nelle tenebre dell'inferno. E in verità molti figli della Chiesa oggi parlano dalle tenebre di Satana e non dalla luce di Cristo. Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge di Mosè, portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore. Come è scritto nella legge del Signore, ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore. E per offrire in sacrificio una coppia di tortore o due giovani colombi, come prescrive la legge del Signore. Ora, a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e pio, che aspettava la consolazione di Israele. E lo Spirito Santo era su di lui. Lo Spirito Santo gli aveva preannunciato che non avrebbe visto la morte senza prima aver veduto il Cristo del Signore. Mosso dallo Spirito, si recò al Tempio
E mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù per fare ciò che la legge prescriveva a suo riguardo, anch'egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio dicendo: «Ora puoi lasciare, o Signore, che il tuo servo vada in pace, secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli. Luce per rivelarti alle genti e gloria del tuo popolo, Israele». Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di lui. Simeone li benedisse e a Maria sua madre disse: «Ecco, egli è qui per la caduta e la risurrezione di molti in Israele, e come segno di contraddizione, e anche a te una spada trafiggerà l'anima, affinché siano svelati i pensieri di molti cuori». Luca 2, 22-35. O mettiamo la luce di Cristo sul candelabro della Chiesa, altrimenti saranno le tenebre. Vergine Maria, Madre della Redenzione, Angeli, Santi, fateci dalla luce di Cristo Gesù.